Mi chiamo Mia, ho 9 anni, mi piace giocare a calcio. Ciao, sono Angelica, vivo a Roma, ho 17 anni, frequento il liceo linguistico. Ciao, sono Licia Felicella, sono attualmente un'allenatrice. Ho scoperto il calcio femminile quando stavo a Milano, facevo l'università, ero andata a studiare lì e l'ho scoperto per caso perché un pomeriggio passavo vicino a un campo e ho visto che c'erano delle ragazze che si allenavano. Ho detto aspetta, cioè, che succede? Ci sono delle ragazze che si allenano? Ok, quindi... E allora, io amo il calcio fin da piccola e me l'ha fatto iniziare ad amare mio nonno, che quando ero piccola, quando andavo da lui, mi faceva vedere le partite, me ne parlava. Ho iniziato a giocare a calcio perché quando facevo danza, con la palla già cominciavo a palleggiare. Quindi poi e papà abbiamo capito che il mio sport era calcio. Poi papà gioca a calcio, quindi vedendolo mi fa venire voglia. Ho giocato per 24 anni, ho fatto il mio ultimo anno in carriera in una squadra di Serie C, dopodiché ho deciso che era arrivato il momento di finire. Le differenze che ci sono tra il calcio, diciamo, quello che ho di un tempo, quello in cui ho iniziato io e adesso sono tantissime. Le squadre professionistiche che adesso partecipano sono state obbligate all'inizio a fare questo. Oggi è un mestiere, seppur per la sola calciatrice di Serie A, ai tempi non era un mestiere. Quando ho iniziato a giocare a calcio avevo la paura costante che la gente mi potesse giudicare. La cosa che mi piace più del calcio è stare con le amiche e fare gol. Una bambina che arriva oggi sul campo di calcio ha una fame che non ho mai visto negli occhi, cioè è difficile trovarla negli occhi dei ragazzini. Perché? Perché ha combattuto per stare su quel campo di calcio, perché il padre non ce la voleva mandare, perché la madre non ce la voleva mandare, perché sennò gli venivano le gambe del calciatore e non andava bene. Quindi se viene qui ha fame ed è giusto che io abbia la competenza per dargli quello che lei vuole. Il livello di agonismo, devo dire che secondo me è anche quello delle ragazze è anche più intenso rispetto ai ragazzi, perché magari loro nascono che pensano che il calcio sia il loro sport, invece noi ragazze dobbiamo dimostrarlo, quindi secondo me l'agonismo è più elevato, ecco. Quando ho detto a mia madre che volevo giocare a calcio è rimasta molto sorpresa, ma soprattutto non era d'accordo all'idea che sua figlia potesse giocare a calcio, perché come tutte le mamme penso la pensino allo stesso modo, quindi che il calcio sia uno sport maschile, quindi diciamo ho dovuto combattere in primis contro mia madre, solo che poi con l'aiuto di mio nonno e mio papà, che erano a mio favore, sono riuscita a cambiare molto la sua idea e fortunatamente adesso mi trovo qua, ecco. Secondo me una cosa che potrebbe migliorare ancora di più sarebbe avere molte più persone che ci credono e che ancora non si facciano problemi al vedere una ragazza che gioca a calcio e che magari una madre a una bambina di 5-6 anni, invece che proporre uno sport come la danza, magari va là e gli dice ti piacerebbe che ti iscrivessi in una società di calcio. Diciamo, le difficoltà più grandi probabilmente che c'è avuto la mia generazione è stata proprio quella, al di là degli strumenti, dei mezzi, degli orari di allenamento, al di là di quello, secondo me la difficoltà più grande è stata crederci sempre. Perché alla fine è stata una vita di sacrifici, quindi tu dici, ma chi me lo fa fare? Perché sto qua? Cioè non mi porta a niente questa cosa. Che il calcio femminile sia arrivato a questo punto, penso lo dobbiamo molto alle ragazze che come noi hanno iniziato a giocare a calcio
ma loro soprattutto prima di noi ci hanno creduto, anche quando nessuno credeva in loro, perché sono convinta che 20 anni fa non c'era quasi nessuno che credeva nel calcio femminile, solo che queste ragazze non hanno mai smesso di crederci e infatti sono riuscite ad ottenere il loro obiettivo e penso che ci sia ancora molto da lavorare, però se le ragazze di adesso, quindi magari della mia età o anche un po' più piccole, ci credano come hanno fatto loro, riusciremo ad ottenere quello che vogliamo. Sono contenta perché rispetto a prima c'è molta più competenza a livello di allenatori e di staff. Oggi per esempio ci sono staff che prima erano inimmaginabili, perché tu forse prima c'avevi a stento un allenatore, un mister, adesso c'hai l'allenatore in seconda, il preparatore atletico, il fisioterapista. Queste ragazzine hanno la possibilità di... non hanno la possibilità, ce l'hanno proprio là davanti. Loro hanno l'obiettivo, il sogno, il desiderio, ce l'hanno visivamente là davanti. Una ragazzina del 2015 che si allena ce l'ha al suo punto di riferimento, che può essere una Cristina Girelli, può essere una Sara Gama, può essere una Laura Giuliani, può essere una Serturini, ce l'ha, sta lì e loro fanno questo mestiere, quindi se loro volessero, con impegno, lo possono fare, cosa che invece per quelle della mia generazione già era un po' più complicato. Guarda, io alle nuove generazioni gli consiglio solo una cosa, che è quella che è stata la mia più grossa difficoltà, però so che anche loro la vivono, ma in maniera diversa. E a maggior ragione dico che ci devono credere, ma credere sempre, in qualunque momento, loro devono comunque crederci. Ieri siamo stati con Lisa, ti ricordi? Sì. Siamo stati con lei. Te lo sai che lei è una grande calciatrice, è stata una grande calciatrice, ha fatto tantissime cose per il calcio femminile, eccetera, eccetera. Se tu avessi ora davanti Lisha, cosa le diresti? Come la ringrazieresti? La ringrazierei che ci ha fatto giocare, che ha fatto questa società, che ci ha fatto venire a tutte queste bambine in questa società. Ok, pensi che era importante fare qualcosa del genere? Sì. Le bambine che stanno giocando a calcio? Secondo me sì. Perché? Perché non tutti hanno sport che non vogliono fare, però li fanno, quindi ognuno ha la scelta libera di fare quello che gli piace.